Bella ragazzi, sono Tyler Strikes, aka non so che cazzo sto facendo della mia vita. Sì, perché sapete, ieri ho visto qualche mio vecchio video, quando ancora su YouTube non facevo nulla di impegnativo, caricavo qualche video su qualche videogioco così a caso, ma niente di che, insomma, non mi reputavo un vero e proprio YouTuber. E mi sono reso conto di essere tanto cambiato in questi 2-3 anni. Io una volta ero molto più timido e impacciato di adesso. Quasi non riuscivo a parlare davanti a una telecamera una volta. Continuavo a bloccarmi, era frustrante per me. Non ci credete? Viper, cosa ne pensi? No, questa la facciamo dopo. Porco Dio, non ce la faccio più. Porco di porco. Dio cane, la mamma mia. Dio, fanno mai sto video di merda, di porco la raggiunta dei 1000 fan, cioè no. Che cazzo è 1000 fan? Che cazzo è 1000 ventilatori, Dio c***o. 1000 ventilatori. 1000 ventilatori, porco Dio, ma non ce la faccio. Sì. Proprio così. Quel video era uno speciale dei 1000 iscritti. Quel video non è mai stato pubblicato alla fine. Beh, dai, erano altri tempi. Erano i tempi in cui, tipo, Zero era ancora un cucciolino. Cos'è? Cos'è? Ma che colore è? Cos'è? C'è il bianco intorno a me? Cos'è? Io non l'ho visto mai stato sognando in guardia check. Ma cos'è? Cos'è? Ti mangio io, sti violenti, dai, 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 dai. Simba! Ha ucciso Mufasa, 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 Mufasa. I grandi re del passato ci guardano da lassù. A parte i videogiochi, facevo video assurdi, stupidi, senza senso. Probabilmente li capivano soltanto i miei amici, no? Sono passato da fare video per i miei amici a video per tutti. Volete qualche esempio? Ne siete sicuri? Stavina vicina! Ricordati che devi morire! Ricordati! Dovete pentirvi! Dovete mentirmi! Mi scusi signora! La vende la penitenza! Si penta! Si ha lodato il Gesù! Ma che cazzo ci fai? Vattene in chiesa a confessarti! In chiesa a confessarti, andate che la fine è vicina! Ricordati! Devi morire! Mio Franco, mi hai fatto? Perché prima? Facevo video di cucina prima che Masterchef e Skitchen diventassero mainstream. La cotuletta! Porca cotuletta! Non ho neanche un tovagliolo. Ci puliamo le mani dall'olio sugli appunti di chimica. Una caramella al limone. Non ce la faccio, preferisco bermi la piscia. Oh, mi vedo vomitare. Non ce la faccio. Pag! Stavo sbloccando. Ma poi se fosse stato anche un coccodrillo alla fragola sarebbe stato buono, invece sono rimasti solo quelli al limone che fanno schifo. E voi come ne mangiate queste caramelle?
queste caramelle, chiamate rotelle, sono brave e sono belle e vanno mangiate così. Vedete, pollice indice al centro della rotella e le srotolate mentre mangiate, poi pian piano rosicate e così si mangiano. Non vanno assolutamente mangiate così. No, non si mangiano così. Chi cazzo è che vi ha insegnato a mangiarle così? Sì, insomma, sono sempre stato pazzerello, però alla fine ero un bravo ragazzo. Ola! Quello che ho richiesto, che era veramente... Non puoi parlare adesso! No! Cosa vuoi? Va bon. Adesso vado, cane, porco porco io! Adesso vado. Sto registrando, dio cane! Ti sputo addosso se arrivo lì. Ibrahimovic tiene un naso talmente rosso che quando dice di no a tavola sparecchia. Ma non mi... Metto pure mi piace. Vediamo qua. Cavani sotto la porta. Ha visto la moglie Robinho e ha sbagliato. Madonna mia, visto, ma fan bocca, sto struzzo e merda, piglio giro Napoli. A fan bocca, chi t'ha morto, struzzo e merda. A fan bocca, struzzo e merda, madonna mia. E dobbiamo informarvi di un fatto straordinario. Le donne arabe, infatti, quelle di religione musulmana, sono riuscite ad ottenere dei diritti. Andiamo a vedere cosa ha da dire la massima esponente del partito delle donne musulmane. Ciao, adesso vado a stupare un bambino. Hold on, I'm sending you a video. Questo figlio di puttana che ho visto l'angioletto. What's your name? Name! What's your fucking name? E gira tutta la stanza mentre si danza. Questa è la stazione malfamata dove Giovanni ha trascorso 6 ore. Guardate che merda. 6 ore è rimasto qui al buio, seduto su quel portabici. Apre alle 4:24, il primo treno alle 4:30. La disperazione di un uomo che ha perso tutto. Questo è un distributore di maiali che grugniscono. Concerto di maiali gratuito. E soprattutto, come adesso del resto, frequento gente a posto. E ogni tanto allora. Porco di porco di tutti i gatti la c***o Falcon Punch. Spero che questo tuffo nel mio oscuro passato vi sia piaciuto. Io mi sono divertito. Iscrivetevi e ricordate. Sentite che la fine è vicina. La fine è vicina. Apro la voragine, mi muovo agile, pagine, acide, stragine, tragiche, pratiche, magiche, tra anime, tattiche, farbile, natiche, facile, facile, facile. Liricamente non puoi rigirarmi, su un palco faccio paura.